utili in crescita, 3,3 milioni, quello lordo, con un aumento del 43% rispetto al 2017. Punti consulenza dedicati a servizio delle zone dell'entroterra rimaste scoperte come Serra Petrona e Fiuminata, valorizzazione dei giovani e operazioni, non solo economiche, per far crescere il territorio. Sono solo alcuni dei passaggi della relazione del presidente di Banca Macerata, Ferdinando Cavallini, in occasione dell'Assemblea dei Soci che si è tenuta lo scorso venerdì 26 aprile all'Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche e che ha approvato all'unanimità il bilancio 2018. Nella sua introduzione il presidente Cavallini ha ricordato come, nonostante il 2018 sia stato un anno molto complesso per il Paese, per l'economia e per il sistema bancario, la raggiunta maturità reddituale, operativa ed organizzativa di Banca Macerata, unitamente alla fiducia crescente che l'Istituto sta riscuotendo sul territorio, hanno fatto superare con slancio quelle vicende. Lo stato di salute della banca è ottimo, grazie a Dio e grazie al lavoro di tutti, soprattutto di dipendenti, consulenti, consiglio di amministrazione, partisti, perché una delle forze di questa banca è la sinergia con la quale si lavora all'interno della banca e l'assoluta armonia con la quale si lavora all'interno della banca. E poi lo dicono i numeri. Noi quest'anno abbiamo chiuso ancora una volta con il migliore bilancio di tutti gli anni, quindi abbiamo migliorato del 43% circa l'utile dell'anno scorso, che era già stato migliore. Abbiamo chiuso con un utile lordo di circa 2,3 milioni di utile netto, un ROE del 6,7%, l'anno scorso era il 5%, e quindi numeri che possono dare soddisfazione agli azionisti. Però questi sono i numeri più rilevanti che di solito si osservano e si commentano il bilancio, ma anche tutti i singoli numeri di bilancio sono positivi. Basta pensare che gli NPL lordi, sugli impieghi lordi, che è un po' l'indice che la vigilanza assume per verificare la solidità di una banca, la salute di una banca, si è dimezzato rispetto a 2 anni fa e si dimezzerà nei prossimi 2 anni, quindi è una banca che ha ormai strutturato tutta la sua organizzazione perché possa essere produttiva e in grado di competere con i colossi che abbiamo. Insomma, è una banca che è uscita dalle secche, speriamo, salvo che le secche non si ripresentino, perché purtroppo quello che si dice in giro è che sicuramente c'è stagnazione economica, speriamo che non si trasformi in recessione. Ovviamente le vicende di mercato potrebbero influire sui numeri futuri della banca, ma non più di tanto, perché la banca è diventata una struttura molto solida sul piano, su tutti i piani, patrimoniale, redditizio e organizzativo. Sul piano patrimoniale abbiamo un CET1 che tutti ormai conoscono, che si aggira intorno al 15%, e un total capital ratio che supera il 16%. Quindi numeri che da qualunque parte si guardino sono positivi. Siamo davvero contenti, molto contenti. Inoltre non è da sottovalutare il fatto che per il quarto anno consecutivo Banca Macerata distribuisce dividendi, con l'Assemblea che ha fissato all'1,30 il valore nominale delle azioni. Il territorio ha bisogno di queste realtà, ha bisogno che ci siano dei sostegni importanti. Per il momento noi siamo vicini a squadre sportive che curano il settore giovanile, perché noi ci teniamo molto a che i giovani possano crescere in modo sano e vivere lo sport e vivere in modo sano. Abbiamo in testa di allargare il nostro sostegno anche al mondo della sanità, in senso lato, con il quale abbiamo già cominciato a collaborare. Certamente se ci saranno gli spazi, e gli spazi dipenderanno da quanto la banca potrà crescere e da quanto la banca riuscirà ad attrarre i capitali necessari per poter crescere in maniera più veloce, più la banca cresce, più ci sarà spazio per eventi, sostegni al territorio, alle attività sportive, alle attività ludiche, a tutto quanto serve al territorio per migliorare la qualità di vita di tutti noi. Il direttore generale, Rodolfo Zucchini, ha poi evidenziato come il 2018 di Banca Macerata non sia stato caratterizzato soltanto dai richiamati numeri positivi. È stato anche un anno di importanti fatti aziendali, come la modifica della ragione sociale in Banca Macerata S.p.A., il cambio di tutti i vertici aziendali, il rinnovo delle cariche sociali. Direttore, allora torniamo su questi numeri positivi di un bilancio sempre in crescita, frutto di quale azione strategica anche? Allora, diciamo che Banca Macerata riesce a coniugare
la banca tradizionale con una banca moderna. La banca si sviluppa in maniera equilibrata sui diversi comparti, quindi sia per quanto riguarda l'attività tradizionale, che è quella del credito, che è in crescita e che, questo è l'aspetto che ci fa molto piacere, il cosiddetto margine di interesse riesce a coprire i costi fissi, quindi del personale e le spese generali. Quello che invece riguarda il comparto finanza è un di più che ci permette, appunto, insieme al margine di interesse, di avere una buona redditività. Usciamo con 2 milioni e 3 di utile netto e incrementi su ogni voce che ha contribuito a questo risultato, quindi aumentano gli impieghi, aumenta la raccolta, aumenta la struttura nel suo complesso, i dipendenti aumentano, quindi continuiamo nella nostra selezione di giovani ragazzi del posto, secondo la nostra politica che è prevalentemente incentrata sul prendere ragazzi con buoni voti che formiamo noi e facciamo crescere secondo i nostri ideali. Il filo conduttore della strategia gestionale sta nel consolidare ed aumentare i livelli di operatività e di certezza organizzativa raggiunta, ma nello stesso tempo porre le basi per la banca Macerata del futuro, che pur al passo con i tempi deve rimanere ben ancorata e al servizio del territorio di insediamento. I mutui rappresentano il 64% dei nostri impieghi nei confronti della clientela retail, quindi è sicuramente qualcosa di molto importante, perché parliamo quasi di 2/3, quindi significa che la banca è attenta alle famiglie, è attenta alle piccole e medie imprese, quindi tiene molto al territorio e soprattutto questi impieghi, questo è importante rilevarlo, li fa nel territorio, quindi riceve da questa zona e alla stessa restituisce. Nel corso dell'assemblea sono state ricordate anche alcune operazioni che fanno di Banca Macerata il punto di riferimento nel territorio: l'inaugurazione del punto consulenza di Ancona, la donazione di un apparecchio sanitario al reparto oncologia dell'ospedale di Macerata, l'erogazione di 36 ore di educazione finanziaria che hanno raggiunto 150 studenti, un aumento di capitale e l'emissione del primo prestito subordinato della storia della banca. Noi vogliamo essere vicini al territorio, noi vogliamo lo sviluppo del territorio, vogliamo creare ricchezza, vogliamo creare valore aggiunto, vogliamo creare occupazione. Ecco, vogliamo diventare quel volano di sviluppo che è stata Cassa di Risparmio Provincia di Macerata. È una sfida difficile, ma siamo determinati nel portarla avanti.